Si è conclusa a Torino la sesta edizione del premio Roberto Morrione. Tre giorni dedicati al giornalismo d'inchiesta con tavole rotonde, dibattiti e soprattutto la premiazione dei vincitori. Anzi, delle vincitrici, perché in questa edizione le protagoniste sono state tutte donne. Sei finaliste giunte dopo la selezione di una novantina di lavori e idee presentate. Il premio è dedicato al giornalismo d'inchiesta per giovani sotto i 31 anni e ha la sezione Baffo Rosso, che l'associazione Amici di Roberto Morrione assegna ogni anno a un giornalista di indiscussa esperienza che si sia distinto per il suo lavoro di inchiesta. Quest'anno è andato a Milena Gavanelli. Questo premio è così, lo ricevo come un regalo molto affettuoso, perché a Roberto Morrione ero legata ed ero così legata che la sua scuola è stata veramente illuminante, e un autore che ha lavorato per lui e si è formato alla scuola di Roberto Morrione, che è Sigfrido Ranucci, è mio coautore da 10 anni, e a lui ho lasciato il timone della cosa che amo di più al mondo dopo mia figlia, naturalmente, che è tutto la conduzione di Report, la gestione della squadra, quindi rappresenta moltissimo. Il cuore del premio è dedicato alle giovani generazioni, perché Roberto Morrione, giornalista Rai, direttore di Libera Informazione con Don Luigi Ciotti e inventore di Rai News 24, scomparso nel 2011, ha sempre creduto e investito nei giovani. I 4 progetti di inchiesta finali, 2 per la categoria inchiesta web doc e 2 per la categoria video inchiesta, sono stati selezionati nei mesi scorsi e hanno avuto 6 mesi di tempo per realizzare le loro idee con la supervisione di tutor giornalistici e legali. Per i video, i 2 lavori selezionati sono stati Tabù HIV e Nei canali dell'Andrangheta, quest'ultimo dedicato al traffico di droga tra la Calabria e i Paesi Bassi, un'inchiesta completa e multisfaccettata composta da moltissime voci, giornalisti italiani e olandesi, esperti di narcotraffico, poliziotti dell'Interpol, pentiti di 'Ndrangheta, politici e autotrasportatori olandesi. È stato un lavoro molto importante, forse il più importante della nostra vita fino ad ora. E ci abbiamo impiegato 7 mesi, ovvero abbiamo iniziato da febbraio, da quando abbiamo scritto il progetto fino a quando poi l'abbiamo consegnato a luglio, e è stato un lavoro che è partito tutto da un'intervista a una corrispondente olandese che lavorava dall'Italia e che ci ha, come dire, aperto gli occhi sulla realtà olandese, ovvero su quanto questo paese, i Paesi Bassi, fossero un ambiente ideale per le infiltrazioni ndranghetiste. Stiamo cercando di spaziare magari sulla radio, podcast, progetti scritti, anche continuare questa inchiesta, perché comunque non è finita, nel senso che comunque c'è stata la sentenza di primo grado, ma per il resto appunto ci sono ancora tantissimi aspetti da approfondire. Canali da ricostruire, non solo dall'Olanda all'Italia, ma anche appunto da dove provenisse esattamente, quale paese del Sud America provenisse esattamente la droga, quindi ci stiamo lavorando, insomma, speriamo di produrre qualche cosa nel futuro prossimo. Il webdoc Matti per sempre ha raccontato in 5 capitoli il mondo della salute mentale attraverso reportage video, interviste audio, infografiche e gallerie. A 40 anni dalla legge Basaglia e dalla chiusura dei manicomi, la realtà è ancora difficile, variegata e problematica. Diciamo che questo era un progetto che avevamo in mente di fare anche prima del premio Morrione. Grazie appunto al premio Morrione abbiamo potuto realizzarlo in breve tempo, proprio perché ci ha dato le risorse economiche per poterlo fare, e quindi ci abbiamo lavorato più o meno da febbraio-marzo fino a giugno. Il lavoro di progettazione è stato fatto assieme, quindi anche tutto il lavoro preparatorio per appunto presentare il bando del progetto è stato fatto insieme, confrontandoci volta per volta su ogni argomento e decidendo cosa includere e cosa invece escludere. Per quanto riguarda poi operativamente le interviste, le abbiamo sempre, diciamo, fatte assieme. Materialmente di solito ero io a occuparmi delle riprese, magari Gabriella a fare le domande che comunque venivano discusse appunto assieme, e il montaggio lo stesso per ragioni puramente logistiche, perché il computer era uno, magari c'ero io materialmente, però appunto decidendo e confrontandoci molto ogni volta su che cosa
includere, che messaggio dare. I due lavori vincenti sono stati il web doc Le mani sul fiume, un lavoro di ricerca sul giro d'affari occulto nel movimento terra delle sabbie del Po, utilizzate per l'edilizia dalle organizzazioni criminali. Sì, diciamo che è un viaggio lungo il fiume, però alla scoperta del business di quello che chiamano l'oro grigio del Po, che è la sabbia. Quindi tutto il business appunto del movimento terra e della sabbia che viene utilizzata per le costruzioni. Quindi da un lato le scavazioni abusive, le scavazioni selvagge che hanno, diciamo, deturpato un territorio mettendone a rischio la stabilità idrogeologica, e dall'altra parte le infiltrazioni criminali soprattutto di clan andranghetisti appunto in questo mercato della sabbia. Diciamo che avevo delle storie da raccontare, ovvero delle storie che mi erano state raccontate, le testimonianze di alcuni pescatori o di alcune persone che abitano quei luoghi, e quindi quello che ho cercato di fare è stato contestualizzare, cercare i dati, cercare i numeri e capire dove erano i vuoti legislativi o normativi o culturali per cui poi tutto questo poteva accadere. Mentre per la sezione video ha vinto il lavoro Tabù HIV, dedicato alla scomparsa dall'agenda politica istituzionale e comunicativa della malattia dell'AIDS e del virus che la provoca, l'HIV, che continua a infettare in Italia 10 persone al giorno. Sono molto contenta di aver ricevuto il premio, perché il premio Morione è un'occasione unica e veramente preziosa di fare un lavoro approfondito, finanziato, quindi con dei mezzi, con un tutor giornalistico, e fare veramente un lavoro di approfondimento serio, di inchiesta. Quello che vorrei fare dopo in realtà è anche completarla in qualche modo. Diciamo che ho seguito un processo che è ancora in corso, e quindi vorrei in realtà completarla facendo altre interviste. E spero, al momento fortunatamente ho trovato lavoro quindi la redazione televisiva, e spero di continuare a fare altri lavori con altri, ho già tante suggestioni in cantiere. I lavori vincenti nei prossimi mesi saranno presentati sul canale di Rai News, ma il premio è anche l'occasione per organizzare dibattiti e tavole rotonde intorno al grande tema del giornalismo. Ce n'è stata una dedicata all'inchiesta in TV e all'inchiesta sul web a Ferrara, all'interno del Festival Internazionale a inizio ottobre. Si è ricordato Mauro Rostagno, giornalista e sociologo ucciso dalla mafia, il ricercatore Giulio Regeni, ucciso in Egitto, si è parlato di fake news e di deontologia sul web. Tutti ospiti a Torino: Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3, Giorgio Zanchini, conduttore di Radio Anch'io, il sociologo Ilvo Diamanti. Durante la serata di presentazione, presenziata anche da Giancarlo Caselli e Don Luigi Ciotti, le 6 giovani donne sono state premiate da Maria Bonafede, pastora valdese in rappresentanza della Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane e della Tavola Valdese, che con l'8x1000 valdese e metodista ha finanziato parte del premio. Ora l'appuntamento è a breve, quando sul sito premiomorione.it verrà pubblicato il nuovo bando per i lavori del 2017-2018.